Eccoci. Vabbè, finito che fico, è partito adesso. Eccoci, funziona tutto, microfono a posto. Allora, quanto cazzo dura? Un po' troppo. Allora, la playlist del pre-live è anche in mezzo. Non è altro che una radio che ho trovato. Ne ho trovate tante in realtà, più di una. Sì, a basso, esatto. Basso così. Di musiche dei videogiochi, cover oppure anche originali. Ok, è una radio, una web radio online. Ne ho trovate tre, cioè più di tre, però ne ho selezionate tre che mi sembravano quelle più adatte, anche quelle più curate. Non dovrebbero esserci grossi problemi di copyright, però noi mettiamo le mani avanti dicendo tutti i diritti vanno a, ovviamente, a chi ha fatto queste cover e queste colonne sonore. Ok. Speriamo. Oh, che ti devo dire? Al massimo ci tolgono l'audio dai VOD. È un esperimento, bisogna provare. Bisogna provare. Bisogna sperimentare perché sennò sarebbe una live totalmente in silenzio, con tanti momenti di riflessione che non mi sembra il caso. Adesso aspettiamo che arrivi. Che arrivi. Intanto, boh. Bevi, sì. Scendi l'acqua, scendi. Scendi l'acqua, scendi. E anche qualcosa da mangià, che ho fame. Ok, al massimo, ci chiudono il canale, cosa ti devo dire? Bisogna provare. Chiudono il canale e basta, è finito tutto. Ma no, dai, penso chiudino il canale per. Dai. Ci muteranno il VOD, Madonna, cazzo, non si può. Neanche le colonne sonore dei videogiochi adesso, neanche quelle vanno bene. Neanche quelle? Neanche le cover? Niente? Cristo. Perché ovviamente metterò anche quelle di Game & Sound, però con tutta la buona volontà, Game & Sound. È dall'inizio del canale che usiamo le colonne sonore, le tue colonne sonore, ogni tanto ci sta a cambiare, anche se intervalleremo anche con le tue, ci mancherebbe altro perché mica abbandoniamo tutto da un giorno all'altro, anzi non abbandoneremo mai, anche perché ci ha dato il permesso, è stato gentilissimo, voglio dire, le useremo per sempre, per finché il canale non verrà chiuso dopo questa live. Allora, cosa andremo a fare oggi? Cioè, cosa succede? Perché ho questo volante? Con la scritta NOS, poi. NOS. NOS. Andremo a fare una cosa molto particolare. Un esperimento. Spero che si riesca. Giocheremo a Euro Truck Simulator 2 con il volante, con i controlli abbastanza, anzi direi super simulativi, ok? Quindi rispettando ovviamente i limiti. Euro Truck è quello là. Per chi non conoscesse Euro Truck, è un simulatore di camionista, ok?
dove noi dobbiamo accettare degli incarichi, de delle offerte di lavoro, delle consegne, di merci, ok? Varie merci in giro per l'Italia, ok? La mappa di gioco è il mondo, cioè non il mondo, più che altro questa versione qua dovrebbe essere l'Europa. Nello specifico siamo in Italia, per cui la mappa di gioco è tutta l'Italia, ok? Le strade sono reali, perché sono prese da GPS, eccetera, eccetera. Quindi è una simulazione reale, ci sono strade vere, compresi i cartelli, rotonde, bla bla bla. È arrivato, cazzo. Vado ad aprire. Ecco, dicevo, cartelli, cose, strade, segnali, tutto reale. Patto? Fatto A posto? che? Cos'hai Ci portato da siamo, eh? mangiare? Ci siamo. Cos'hai portato da mangiare? Un po' di Un po' sgranocchio. di sgranocchio. Buongiorno a tutti, ragazzi. Buongiorno a tutti gli spettatori. Io sono Prai e sono qui in compagnia di mio fratello. Ma che cazzo dici? Veloce, ma cosa in compagnia? Tu sei il secondo, il terzo, il Sì, quarto, il certo. quarto, la quarta, la quinta ruota del carro. Siediti e zitto. Madonna, con sta sedia di merda. Cioè, Non c'è. sembriamo Aldo, Giovanni e Giacomo. Quello è l'intento. Pizzo Calabro. Allora, devi prendermi, prima di sederti, devi prendermi Cosa il vuoi? coso per i tasti, il coso per i tasti. È qui. Sì, Dio mio! eccolo. Eccolo, mi serve. Cioè, rendetevi conto dei mezzi con cui mi fa lavorare questa persona. Dai, ma che lavorare, ma già tanto sul lavori. Quindi lo streamer non è un lavoro. Oh, ho capito. Zitto. Ok. Ti piace l'idea? Ah. Buonasera, che scheda grafica usa per il gaming? Una 1080 Bravo, Ti. bravo. Ciao Phoenix, Ciao benvenuto. Fenix, benvenuto nel garagino. Benvenuto. Sei capitato nella live Peggiore. peggiore da cui iniziare a I guardarci. peggiori bar di Caracas. Allora, ti piace l'idea della radio? Mi sembra un po' eccessiva. Io farei una radio un po' meno. Tipo? Tipo Radio Insomnia. Seguite Radio Insomnia. Mettiamo Insomnia. Radio Insomnia. Mettiamo? Eh sì. Vai. Dammi il link. Ho trovato Cerca cose Radio incredibili. Insomnia. Sì. Ah, da qua. Radio. Insomnia. Ma no, ma vai su Facebook direttamente. Ah, che ne so, mi hai detto cercare di Insomnia. Vai Penso. Facebook. Vai, basta, basta, basta. Ci penso io. Phoenix, tu streami, giochi, a cosa giochi, Streamy a cosa ti fai. piace? Parlaci un po', parlaci un po'. Intanto qui sistemiamo. Basta. Trovata. Ah, belle 4 ore. Vai, Oh là. vai, Vai, vai. vai. Ma Qualcuno riscatti il vai, eh? Qualcuno riscatti il vai nei sound alert, mi raccomando. Ma perché non funziona mai niente, io mi chiedo. Diga. Ah, non si sente. Vediamo i livelli audio come stanno presi. Niente, perfetto. Ah no, no, ma deve partire. Aspetta, mettiamolo così, tipo a 2 ore, 2 minuti. Bassissimo. Vabbè, dai, aumenterei un pochino. Il gioco si sente? Certo. Ma adesso c'è la musica del gioco, dobbiamo toglierla. Audio. Seconda. Sente. Volume generale, tanto togli, No, no, tanto no, volume. della musica, togli, togli, basta non fare così, coglione, No, non fa. vai giù, Non si sente. vai giù, Musica musica menu. menu, basta non fare così, Cristo, ah ci siamo, operativo, vai, chiudi, cambia scena, si cambia scena Si cambia ragazzi, si scena? parte. Si parte? Attenzione, eh. Preparatevi, non potete capire. Com'è che si faceva? Vai. Minchia. Ci sei? Ci sei?
Vai. Ok, ok, Eccoci! Fantastico! Col camminato! Sarebbe un Ragazzi, buon ma momento per followare, Fenix, questo io te lo sarebbe un buon consiglio. momento Phoenix per followare, Dai, te lo consiglio, perché dove trovi queste cose? eh? Cioè, ma chi vi porta dei contenuti del genere? Dai, ragazzi! Ok, Abbiamo perso uno a posto, spettatore. ciao, Arrivederci. Ma arrivederci. potevi metterla così fin dall'inizio. E Così no, arrivavo e sembrava che saltavo in corsa nel camion. no, era per me la sorpresa, vai, cambia. Ma c'è Dave? Non lo Peccato. Ah, grande! Grande Phoenix, grazie mille. Ma allora, adesso sinceramente, hai mai visto due streamer fare questa cosa? No. No, Phoenix, te lo dico io. Ma smetti di mangiare come un bastardo! Ma quello tu stai mangiando. Ma io non sto guidando, tu stai guidando, non guarda la strada, guarda! Allora. Eccoci. Allora, io devo ripassarmi i comandi un attimo. Una GTX 1080 Ti. Allora. Vabbè, le pece eccezionali, ok, cambio selezione, centro visuale, No, giustamente. vabbè, frecce, le luci sono qui, tergicristalli dall'altra parte, la mappa di là, la radio non ci interessa, abbaglianti fissi, boh, a posto, anzi mi devo ricordare di togliere la radio, vai, però andiamo. Ci sei, vai, offerte di lavoro. Allora, ti Cosa facciamo? Che tratta facciamo? Dai però. Selezionala per vedere il percorso. No, il traghetto non lo voglio fare intanto. No. Facciamo. Basta sti daghetti. Ma credo che siamo come base adesso in Sardegna. Merda. No, no, togliti, non voglio. Non voglio Ah no, partire. ok, allora facciamo Ok. così. Ne facciamo una di prova veloce. Vai, vai. Venezia Bologna. A posto, vai, faccio sempre. Sempre vado. Ok. Allora, siamo pronti? Ok, andiamo. La radio bisogna toglierla. Ma queste sono le visuali, innanzitutto. Allora, radio volume su e giù. Abbassa. Ok. Vabbè. Quindi noi abbiamo già il carico, giusto? Quindi dobbiamo solo andare. Il GPS funziona, si vede tutto. Sì. Fermo. Dovrebbero aprirmi. Oddio! No, Come si no. mette la retromarcia? L'abbiamo schivato per un Come si soffio. mette la retromarcia, tra l'altro? Boh, vai. Oh merda. Si inizia bene, si inizia bene. Vai con Con calma. la musica, oddio, non ho lo spazio. Ha girato troppo presto. Merda, ma cazzo si mette sta minchia di retromarcia? Devi premere Vai, dall'altra parte. come tutte le macchine normali a parte la tua. Merda, Giulio, siamo già bloccati. devo giocare io. Aspetta, aspetta. No, no, no. Stanno arrivando gli elicotteri. Non vedevo. Aspetta, forse è meglio se sto con questa visuale per adesso. Senti, gira dall'altra Aspetta. Eh no, parte. sono contromano, sei Beh, pazzo? gira, gira. No, no, Gira no, dall'altra no, no. parte, fidati. No, piuttosto Giulio, vado. fidati. Esigenze di live, per favore. È che non stiamo qua tutto il giorno.
Madonna mia, che cazzo di caustico! Vai. Porca puttana! Possiamo andare? Ma stavi già andando, stavi! Che cazzo ti fermi? Camera visuale? Che Oh bordello. merda! Ok, ci siamo? Beh, in realtà qua posso mettere anche la settima. Ok. Prepararsi a voltare a sinistra. Voltare a sinistra. Merda. Semaforo Lo rosso. so. No, perché avevo messo il selettore, cazzo. Avevo messo il selettore delle marce. Oh, Madonna, è la mia prima corsa dopo tanto Ma tempo. t'ho detto provalo prima. L'ho provato! Bello. Infatti. Occhio alle curve, non falle troppo strette, che qua se c'era la macchina ferma la beccavi, guarda. Ho Vabbè, non c'è la macchina ferma. Certo capito, ma tu non lo sapevi. che lo sapevo. Mica mi metto a guidare così. E niente, sto minchia di selettore. Oh. Uscite Bastarda! adesso. Bella sta radio. No, veramente. Ok. Basta mangiare, intrattieni! Dove intrattenere? Stiamo viaggiando. Rilassiamoci un attimo, no? Ma che bella che live è, Chiedi scusami. sul cruscotto. Ma vai a fare in culo, va. Guarda, sono abbastanza vicino da romperti due denti. Cristo. No, 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 ma perché la freccia? Allora ragazzi, cosa mi raccontate? Avete visto l'ultimo Spider-Man? È L'ultimo l'argomento del Spider-Man. L'ultimo giorno. Spider-Man ancora. Ma basta con sto Spider-Man. Fan dell'MCU? Dirigersi a sinistra. Ma basta con sto Spider-Man, dai. Bellissimo, Bellissimo. dopo lavoro. Se non l'avete visto, Io vedetelo. passo. Ma che passo? Non capisco No, un passo cazzo. qui. Ho Guarda il urto con un altro veicolo. tuo Fai queste cazzo di curve troppo strette. veicolo. Certo che non si vede un cazzo da questo camion, eh. Si vede proprio un cazzo. Benissimo. Benissimo. Occhio! Stavo vedendo là. Tenersi a sinistra. Ma tenersi a sinistra. Parliamo un po' anche di Eurotruck. Bello. Come l'hai scoperto? Come lo scopro? Merda, qua a 40 bisogna andare, aspetta. È un casino. Come hai scoperto Eurotruck? È da altre live. Da altre Eh live? certo. Eravamo oltre il limite leggermente. Anche adesso un pochino, ma quando abbiamo iniziato a giocarci? Ah, un anno fa, un anno e mezzo. No, un anno fa, dai. Mi sbilancio, forse anche di più. Buonasera, Dinuzzo74, buonasera. Buonasera, giusto. Certo. Capisco che tu sei ormai. Esatto. Occhio, Oddio, un incidente! occhio! No, Ah, che no, no, lo incidente! stanno solo fermando, controllando. Facendo. In che senso live sperimentale? Perché è la prima volta che facciamo una cosa del genere. Porca vacca. Sì, eh. Cioè, per noi è sperimentale, per voi è normale amministrazione. Esatto. Dai, dai che passo e dai. Benvenuto al garagino, Benvenuto. comunque, eh. Anche io vorrei farla. Perché Palla. no? Dai, Non ci sono tutti limiti. insieme. Ma in che senso? Cioè, con Eurotruck sempre. Ma noi dobbiamo andare di qua, giusto? Ma perché non hai messo finestre così potevo anche. Tenersi a destra, E non si poi può, uscire a sinistra. credo. Che non. Non c'è il borderless. Credo di. Sì, Uscire a sinistra. però è molto più complicato di quello che sembra. Va bene. Sì, perché ho già provato. Ah.
volte non funziona. Ah, ok, qua il limite è 60, mi sembra 40. Questa versione di Euro Truck, lo dico Aspettami. anche per Dinuzzo, qualora volesse provarlo, non è la vanilla. No, è moddata. Abbiamo messo delle mod Abbiamo grafiche. messo delle mod grafiche perché vi assicuro che Euro Truck, o comunque nella sua versione originale, Non è così non è bello. così bello da vedere. Assolutamente. Soprattutto per quanto riguarda luci, texture, eccetera. Aspetta che cambio. Tu cosa porti, Dinuzzo, Esatto. nel tuo canale? Mi dispiace non Racconta, racconta. poter fare lo shoutout Sì. perché non abbiamo accesso alla dashboard. No. Aspetta che sennò qua mi fanno una multa. FS22. ETS2. Euro Truck Simulator 2. Scusami, ma se porta Euro Truck Simulator 2, perché prima ha scritto che vorrei farla? Ah, un Farming Simulator. Ah, ok. Perché dicevi che volevi farla se la fai già? No, ETS. Ci sono mod anche per i Boh. motori e il cambio. In che senso per il cambio, Phoenix? Vabbè, penso per come funziona il cambio. Con le marce, dipende che cambio hai, magari puoi cambiare le marce in un certo modo. Ah, in quel senso. No, quella è una cosa utile, per esempio. Ma io mi trovo bene anche così, visto che sono a 6 marce. Oh, la smetti di magnà. Da quanto stream di Nusso? Noi saranno ormai qualche mese, 6 mesi, 7 mesi, no, di più. Quasi eh? Quasi un anno, un anno. eh? Adesso non sto facendo niente perché mi devo trasferire tra una settimana e inizio quando sono nella nuova casa nuova. Ci sta. Eh certo. Aspetta, ho paura ad andare troppo veloce perché qua. Un Vedi, attimo. vedi Phoenix, che hai detto? No, sto guidando, dimmi. A 6 marce con motori da 1200 cavalli. Minchia. Quindi Puoi viaggiare. Ci sta, è bello, bisognerebbe sarebbe da provare. provare, sarebbe da provare. 2000, 1000, 1000 1000, cifre. 2000 Cifre. cose incredibili. Allora, la cosa più brutta di Nuzzo quando ti devi spostare è reimpostare tutto da capo. Postazione, webcam, inquadratura, Va bene, minchia. software, a rimonta gli Quello PC, a sì, rismonta gli quello PC. sì, il PC più che Che altro. palle. Aspetta perché qua Comunque la mod del cambio. 2000 cavalli voglio vederla, né, Phoenix? Noi siamo realmente in un garage, tra l'altro. Certo, si chiama a caso il canale. L'idea è nata perché avevo sistemato questo garage a mo' di studio. Avevo io Negramaro. Io Negramaro avevo. Minchia, oh, certo che sei proprio egocentrico. È una L'avevo malattia vera, eh. sistemato come uno studio mio personale. Aspetta perché questi mi ammazzano. Vediamo se partiamo in settima. Partiamo in settima? Partiamo in settima. Smetto di mangiare, se non posso parlare. L'avevo sistemato come studio perché io suono una band, insomma, anche da solista. Ancora, non Stavo gliene qui. frega. Vabbè, gli sto spiegando, cioè, l'avevo sistemato come studio perché mi piace lo studio, no. Avevo io Negramaro. Ma chi ha fatto tutto sta baradam? Ma stai scherzando? Inizialmente avevo fatto tutto io. Ma che cosa? Non era così prima. Oddio, Devo finire il viaggio da Milano a Beirut. oddio, oddio, dove dobbiamo A andare? destra, a destra, a destra, no! Perché? Perché hai fatto questa cosa? Ma sei rincoglionito, cazzo! Sinistra, non a destra. Cazzo dice a destra? Dovevi andare subito a sinistra. Ha cambiato. Avevamo un cabinato che si vede qua dietro. Dietro di lui c'è un cabinato. Un cabinato arcade fatto da noi. E abbiamo chiamato Back to the Garage perché siamo dei fan comunque di Ritorno al Undicesimo Futuro. così, sì. Ritorno al Futuro.
E dopo un po' abbiamo detto, ma perché non fare anche qua, visto che è un posto comunque appartato, bello, piacevole da starci e giochiamo spesso quando siamo qua sotto, perché non fare anche le live? E da lì è nata l'idea, quindi la live la facciamo back to the garage, la facciamo dal garage. Noi tra l'altro portiamo tante cose alla fine. Una volta era più retro gaming che altro, anche perché dovevamo un attimo organizzarci con la parte tecnologica della cosa. Oh, ci siamo quasi, eh. Tenersi a destra e poi Ma uscire. questa era corta, cortissima. Da Era cortina. un pezzo, proprio da Uscire a un destra. bel po'. Frena. Milano Beirut. E poi tra l'altro qua si possono fare due cose. Principalmente il lavoro da dipendente di solito sono tratte un po' più È gestibili. Il lavoro improprio. lavoro in proprio di solito devi fare tanta Ti devi strada, fare anche il culo. perché quando arrivi in un posto dopo devi anche tornare, Certo. qui ti teletrasporti in base a dove serve e devi anche Perché dormire. hai il tuo camion. Esatto, devi dormire, gestire la benzina. Esatto. La stanchezza. Eh sì. Ci arriveremo, eh. Per il momento ci facciamo così, giusto per prenderci un po' la Sì, mano. col cazzo che mi metto a fare le cose improprie adesso. Aspetta che qua, se no mi fermano. Ti Si ferme? ferma? Sì, ferme. Si ferma. Bologna, eccoci qua. Ci siamo, ragazzi. Ce l'abbiamo fatta. Bologna esplorata, non l'avevo mai fatta a Bologna, finora. Incredibile. Alla rotatoria, Madonna mia. DJ Vincenzo Assarello, andate a Uscire a cercare destra. su Facebook se vi piace il genere. Radio Insomnia, una piccola radio locale molto molto bella. Dai, speriamo ci venga a trovare. Ogni tanto viene. Proprio una volta. Lo so. No, No, Vincenzo Sarello? no? No. No? Non è mai No, venuto? mai. Mai. No. Ah, ok. Non credo sappia neanche che faccio un Minchia. live, purtroppo. Aspetta Non lo che. sento da un po'. Avevo un attimo di. Ci siamo. Allora, aspetta un attimo. Siamo a terza almeno. Ci giriamo per bene. Qui Aspetta. termina il nostro viaggio. Sì, il nostro viaggio. Boh. Aspetta che ho acceso le luci per sbaglio. Aprite! Mettere più vicino. Oh, ok. Abbiamo messo anche la mod dei cancelli. Cancelli reali che Cioè, sì, che è diversi da. si diversificano in base alla compagnia di trasporti. Esatto. Oh, allora. Viaggio dove vuoi. Va bene? Ok. Che Dio ce la mandi Non è buona. qua, eh. Lo so. È dall'altra Occhio parte. al cancello. Passiamo, sì, a posto. Forse è meglio cambiare. No, così no. Ecco, già prepariamoci con la visuale giusta perché qua è un casino, se no, eh. Occhio, occhio agli angoli, stai troppo stretto. Ah, giusto, dai. Ci siamo. Dovrebbe essere qui dietro. Qui dietro però. Trovo fastidio da che il layout non matcha allo stesso colore del camion. Fastidioso. Io che ne sapevo che colore era il camion. Dove cazzo? Ah, ok. Merda. Aspetta. Porca puttana, è vero, in retromarcia. Aspetta, eh. Metto una marcia più bassa, così già. Ok.
siamo più. Allora. Con calma, eh? Sì. Qua bisogna fare le cose con calmissima proprio. Ma okay. Calmissima, calmissima. Ma proprio. Sì, ma mi togli quella parte lì. Che parte? Cosa devo togliere? Togli la manovra di. No, è saltato il parcheggio. Ma che coglione! Volevo togliere il coso, il messaggio. C'era scritto ok, volevo toglierlo. Volevo vedere la mappa. Ma che cazzo. Vabbè, dai, minchia. Che sarà male? Cos'è? Cosa? Per tornare qua. No, metti continuo intanto. Ma tu dimmi cosa per tornare qua. Francesco, alt, tab. Cristo. Non mi fa andare. Alt, tab. Devi selezionare. Ah. Porco Giuda, oh. Ci siamo. Facciamo a cambio? Vuoi continuare tu? Sì. No, facciamo cambio. Oh. Facciamo cambio. Non è che stiamo andando un po' troppo veloci. No? Sto mangiando e non hai le mani sul volante, tra l'altro. Dai, via. Cambio della guardia. Mamma mia, che trash veramente questa live. Ma come facciamo a stare in piedi sul camion? Arrivo. No, questa è una cosa. Non ti dico. Proprio anche una lattina. Mamma mia, che schifo. Ah, ragazzi, meglio di così. Ok. Nuovi accessori disponibili? No, non ci interessa per il momento. Offerte di lavoro. Lavoro dipendente. Ah, cazzo, aspetta che cambio anche. Torniamo qui. Ma cazzo, tutto questo cazzo di traghetto. Ci facciamo Nizza Genova adesso. Buon viaggio. Ma cazzo, ma com'è? No, aspetta, allora, la visuale? La visuale è meno. Eccomi, allora. Sai che ho preso il trasporto speciale. No, Dio mio, no. Come ti è venuto in mente? Bastardo. Ma dove cazzo mi devo andare a infilare io? Vaffanculo. Che tratta hai fatto? Fammi capire. Che tratta hai fatto? Mi prendi il posizionale, per favore. Ma lo prendi tu? Io come faccio? Io sto guidando, Giulio. Fermati. Fermati. Catroia. Ho capito. Si apre dall'interno, si apre. Giustamente anche. Allora. Ma che è sto schienale? Un camion. Ok, bloccato così. Prima via. Ma Dave? Chi lo sa? Voltare a sinistra. Come chi lo sa? Amico moderatore.
Come si cambiano le marce, quelle più alte? Oh. Freccetta su. E quindi dove stai andando? Non mi ricordo. A posto. Siamo comunque al versante nord-ovest dell'Italia, dalle parti di Torino, Nizza. Siamo a Nizza qui. Ok. Di rispettare. I limiti. Fatto, Madonna, c'era un c'è il dosso dosso, non bastardo. l'avevo visto. Tu l'avevi visto? Non ho Devi visto. fare così, con il Non ho suo visto. dosso. Sì. Ma dietro finisce dopo. Niente. Bello. Funziona. 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 Scusami. Li hai messi. Da questo cappello. Li hai messi che? È verde. Potevi aspettare un attimo. Hai luci di posizione, le hai messi? No. Cristo. Come si mettono? Prova questo. Ok. Occhio, ferma. Meno male, giallo, giallo. Mi sono fermato, stiamo calmi. Stiamo calmi. Mi sono fermato. Verde, verde, vai, 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 Ho visto vai, vai. che è verde, un attimo. Sempre più lunghi i carichi comunque. Cristo. Cazzo, ho sbagliato. Guarda, meno male che sono camion, sono molto, come si dice, permissivi sul fattore cambio. Cioè, devi essere proprio, devi avere dei problemi nel Alla senso. guida, alla guida. No, 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 come motore, eccetera, per far spegnere appunto il camion. Cioè, devi avere proprio dei problemi. Il motore che è guasto, eccetera, eccetera. Che è veramente difficile che ti si spenga. Magari forse solo all'inizio, in partenza con la prima, potresti avere difficoltà. Perché Soprattutto nelle salite, magari. sì, anche nelle salite con i carichi più pesanti, quello, ma di norma non dovrebbe essere troppo difficile. A posto. Adesso la strada è piuttosto. Quanto? Quanti chilometri? Dove Troppi? stai andando? Perché? Cosa? Quanti chilometri sono? 168. Se non sbaglio, Ma non mi sembrava così grave. 168 km. Prendi il mouse e prova a vedere se riesci a fare Cosa? qualcosa nel navigator là. No! C'era da premere un tasto. Cazzo. Come si faceva con... Vabbè, ma col Navigator tu puoi cambiare. Io ho messo anche questo. Tu con R3 puoi cambiare la mappa. No, no, scusami. Puoi mettere Bellissimo. la mappa. Genova, dobbiamo Ah, andare a Genova. ok. Questa mette la mappa. Ok.
Cerchio. Oh, oh, oh. Cerchio, quando sei tranquillo premi cerchio. Prova a vedere. Aspetta che c'è il casello qua. Ne occhio. Beh, ormai aspetta il casello. Allora. C'era il telepass giù. Sì, e non andare su quello verde che sennò ti devi fermare a pagare. Questo invece è il telepass, cioè è proprio quello automatico. Capito? Qual è la Ah, differenza? ok. Invece là devi fermarti, premere ok per pagare. Invece qua Sì, basta ho che passi. sbagliato. Ecco, vedi, 12 euro di pedaggio, minchia. 12 euro. 12 euro per passare la frontiera. E poi non è una frontiera. Ok, premi cerchio. Aspetta. Devi prendere un Un attimo, non è tasto. semplice. Ok, qua ti dà le tab, no? Vai sulle Il tab. carico è? Il carico è un condotto di ventilazione, 4 tonnellate. Ok. Destinazione Genova, ancora Genova. È sempre Genova, quella. Ah, trasporti Mediterraneo. Consegna prevista domenica pomeriggio. Tempo rimanente 2 ore e 56. Non di gioco, ovviamente. No, no, no. Supero. Sì. Però accelera anche. Ti premi cerchio adesso. Questi sono i danni. Non hai subito nessun danno finora. Premi cerchio. Non ci sono messaggi. Nessuno ti ha rotto il cazzo. Se tu premi triangolo invece. Guarda, 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 che testa di cazzo. Ho messo anche la freccia che dovevo rientrare nella corsia, si è messo dietro. Vabbè. Triangolo. Vedi? Ah, Puoi possiamo togliere, anche puoi fare il toglio. toggle, esatto. Allora, lo teniamo così allora. Però Tienilo così. Poi sto schienale. basta, poi ci sono i tergicristalli, la pausa, la mappa l'abbiamo vista. Gli abbaglianti fissi, casomai dovessero servirti, sono sotto le luci, cioè qua. Ok. Ok. Le luci sono invece quelle più in alto. Usa la La frizione luce sulle più in alto? cambiate. La luce più in alto, scusami, è L2? Sì, questo. E Ok. sono gli abbaglianti. Sì, questi bisogna attaccarli, eh. Perché non li hai attaccati? Ci sarebbe anche il segnalatore di emergenza, il cosiddetto triangolo. Le quattro Le frecce. quattro frecce. Poi aggancio o sgancio Aggancio. se mi rimorchi, che non ti interessa, c'è il clacson. Dov'è il clacson? E cazzo! La cosa più simile a un clacson. Occhio che sei oltre il limite. Vabbè. Si sta scaricando il cellulare. Benissimo. Merda. Bello qui. Mancano Guarda ancora 90 km. che bello. Sei vicino Genova, voglio dire. Ecco, meno male, ti sei accorto. Puoi passare tranquillamente in settima. Io ho fatto il calcolo. Vai, vai, non aver paura, non aver paura. Ma come non aver paura? Ma sei scemo! Sei scemo! Ma sei Vedi che rincoglionito! Ma funziona. come funziona? Stavo per prendere in faccia il Ma hai coso! visto che funziona? Sì, ma È al pelo. devi stare attento Sì, comunque, non comunque è al è. pelo, è al pelo. Volendo, ci sarebbe anche il cambio selezione 2 per Sì. le marce, quelle ancora più in là, dopo la Oh dodicesima. cazzo! Dopo la dodicesima. Ok? Ci sono altre marce, che è il selettore 2, che sarebbe la freccia in giù, a posto che quella in su. Ok? Però a te non interessa, perché alla fine i limiti sono quelli. Non puoi andare in quindicesima. Ok? Sarebbe il selettore, scusami, il tasto. E la freccia in giù. Il Ah, primo ok. selettore è quello che freccia in su. Il secondo è quello in giù. Occhio al limite. Qua un niente, ti fanno la multa. Sbattiamo, Niente, si aspetta che la sua merce arrivi presto, assicurati di fare in tempo. eh? Eh sì, perché questa è una consegna urgente, Ho capito, ci sono i limiti. L'hai detto anche tu. no? Sì, ma puoi sgarrare di 5 km, non è un problema. Ecco, qua è già un po' troppo. Tu
Torino. Basta, poi andiamo in a trovare Karim Musa. No, no. No, okay. E in realtà salutiamo Karim Musa, certo, che si serve, sempre. Ogni giorno. Certo. Tutti i giorni qui insieme a noi. Certo. Proprio bello comunque, eh. Sì. Proprio bello, va là. Sempre. C'è una cosa. Presente. Over the top. Vabbè. Oh, Dio sai mio. Che c'è anche American Truck Simulator American però. Truck. Sì, sì, lo so. Sempre da provare. Sì, 100.000 giga di mod. Non è uno mod, è un altro gioco. Madonna. Chiudi il finestrino che entra aria. Chiudi Madonna. Il finestrino che entra aria però. Ah, qua. Siamo arrivati, eh. E queste tratte bisogna fare, non troppo lunghe. Non so se va bene. Allora, l'unica cosa, oggi è stato un esperimento, ok? Mm. Però secondo me è più adatto alla sera. Sì, può essere. Quanto ho fatto la storia? Certo. Telepasso. No, no. Cazzo. Ma minchia, andavo a 46 comunque. Tu sei un professionista, non puoi sgarrare. Che esempio dai? La storia l'hai vista? No, cazzo. Ho fatto spegnere tutto, ho sbagliato. Dai, ecco, stavo per dire... Stavo per dire, ci vuole veramente coraggio per spegnere il... Buonasera, dovremmo andare un pacco a Treviso, posso avere i suoi Evil contatti? Virus! Ciao Evil! Ciao Evil! Come sta, ciao. Carissimo? Come va? Come va? Come va? Come va? Ma come un pacco a Treviso? Come un pacco a Treviso? Non so se si può andare a Treviso qua. Certo. Può andare a Treviso, certo. Adesso vediamo se c'è una tratta da queste parti. Più che altro è trovare il lavoro per andare a Treviso. Attenzione, che sorpresa. Salve, no, no, niente, a posto. Sorpresa cosa? Ma cosa vuoi dire? No, niente, così. Fanno il loro lavoro, scusami. Certo, è una sorpresa ogni volta. Ma... Arriva una sorpresa. Ma no, non è vero. Per te. Non benissimo, sono un po' raffreddato, mannaggia. È il periodo, ragazzi. Periodo, basta. Non ci pensiamo più, mettiamocela via. Prima o poi tocca a tutti sto periodo qua, eh. E mi dispiace comunque. Senti cara... Tisanina. No, no. Tisanina, filmetto, kinderfetta a letto. Attento che Baldoria. Baldoria. Questa cosa la capiamo solo noi. Meno male. Voltare a destra. Voltare a destra. Evil, ma quando è che ci becchiamo da queste parti? Quando è che viene a fare un giretto? Dai. Voltare a sinistra. Dai. Quando vuoi, che lei dice sempre di essere impegnato, sarà vero? Chi lo può sa? Essere. Chi lo sa? Soprattutto. Ok, quindi adesso? Parcheggio. No, dimmi, pulsante, cosa devo premere? Pulsante zero. Zero, questo? No, zero, X.
Capito dove devi andare? Ti conviene mettere l'alta visuale. Non c'è bisogno, sono un professionista. Va bene. Ma che cazzo fai? Avete la patente per i camion Ah, nuovi? Certo. Certo che le abbiamo. Questa. Vedi? Tutto in regola. No, funziona così la visuale di un camion quando parcheggia. Non funziona così. Storto, non si vede, minchia. Così evil, cazzo, non vedi? Ma non è una patente. Ah, ho Ma sbagliato proprio sì che è una parcheggio. patente, guarda, ci sono tutte le istruzioni. Certo. Vai. Ho capito, vai. Un attimo. Un attimo. Io al Vediamo tutto. massimo ho guidato un daily di mio padre, quelli sotto i 35 quintali. È un camper. Vabbè. Cosa più vicina a un camion comunque. Sono entrato un po' storto, Un eh. pochettino. Perché tu continui a girarti mentre vai indietro, invece dovresti andare indietro, posizionarti e andare indietro dritto. Allora. Così. Vai, metti marcia indietro. Bravo, piano piano. Micro movimenti, vai. No, ho sbagliato. Vai, cazzo. No. Dai, di nuovo, raddrizzati, raddrizzati. Via, via, via! Vabbè, Via, via, pulsante joy no, no, 24. no, è questo, Cazzo. è questo. A posto. Ok, fatta? Sì! Adesso giusto, solo perché c'è Evil Virus. No, No, solo, dobbiamo. anche Ogni volta bisogna fare sta cosa. per... Esatto. Ecco qua. Ce Yeah! l'abbiamo Ce fatta! l'abbiamo fatta. Ma chi ve le porta ste cose? Ma la genialità del Back to the Garage è questa, è sempre stato un marchio distintivo. Bellissimo. Senza usare le mani. Incredibile. Un po' strettino, questo abitacolo, un po' strettino. Però va bene. Funzionale. Costa poco. Oh, minchia, ti mangiasti tutti, oh. Ma che minchia dici, dai? Te li sei mangiati tutti. Ah. Ok. Certo, dietro, guarda qua. Hanno finito, il mio turno, faccio così. E mi distendo un po'. Ehi. Vabbè, volevo questa gag. Questo tra l'altro è un cappello di Kelle. Esatto, questo è un cappello di Kelle. Mi sta benissimo. Io non glielo do più. Me lo tengo io, scusami. Me Credo che Ivo lo sia d'accordo. lo tengo io, no? Evil, guarda. È Quando faccio così, è come un come un interruttore. interruttore, va bene. Dai, andata. Ultima consegna? Ultima consegna, dai, la fai tu. Una roba, sì, una roba veloce. Dai, vediamo cosa c'è Quasi mi disponibile. dispiace cambiare. Infatti no, cioè prima vedi dove dobbiamo andare. Allora.
Offerte di lavoro. Vediamo se c'è la cerca Treviso. Niente. Niente. Venezia. Niente. Niente. E Vicenza. una più vicina. Vicenza. No. Bene. No. Niente. Verona. Verona, bravo. Verona. No. No, verdura fresca. Ah, ma tu stai cercando. Non stai cercando. Tu non stai cercando le tappe. Dici? Tu Ah, stai infatti cercando. Milano-Venezia, guarda. Dai, Sembra strano, infatti, sembrava. ci facciamo Milano-Venezia. Va bene. Sennò che non siete dell'NBA allora. In È una effetti, reliquia, in scusami. effetti. Tra l'altro, il regalo di Natale è stata una maglietta Jordan. L'abbiamo fatto proprio perché sappiamo i suoi gusti. Conosciamo i nostri polli. Poi ti dà le balle e fammi andare, dai. E che pollo. Madonna mia, ma dov'è? Gli avevo detto di passare. Ma che cazzo ne so, ma dove Gli avevo detto cazzo di va? passare. Ma cosa cazzo fa? Non si sa dove è scomparso stavolta. Ah. Ah. Questa live è sponsorizzata da Radio Insomnia. Seguite Esatto. la pagina Facebook ufficiale. La bella radio, una radio bella. È ora di andare. È ora di andare, Francesco, hai sentito? Aspetta che mi accendo le luci proprio. A posto. Secondo te mi accendo? Sì, mi accendo pure gli inabbaglianti. A posto? Si va? È talmente grande questo camion che si può stare in piedi. Adesso Sì, ma chiudi la porta però, la portiera. aspetta. Scataclunch. Scatacrunch, togliti dalle balle. Dai. Ah, già mi sento a casa. Cosa sono queste case popolari? Aspetta, aspetta, fammi passare un attimo. io non Alla. posso farti passare, tu devi passare. Spinelli, cosa mi sta dicendo? Oh, cosa? C'è scritto là. Ah. E Oh, cosa? Aspetta, aspetta perché. noi, il nostro camion è Spinelli. Certo. Dicono tutti così. Oddio, aspetta, aspetta, no, 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 allora. Prima di fare malanni. Li stavi già facendo, incredibile. Ah, ma si apriva Ma hai sto. sentito? Boom, aspetta che apro. Guarda, fa finta di niente, guardalo. Ma cazzo, sei già sulla cuccetta! Giulio, sei sulla cuccetta d'ingresso! Ma stai strisciando il camion, per Ciao Dio! ragazzi! Adesso distruggi tutto. Ma cazzo, appena partiti! Boh. Boh, andiamo. La partenza è sempre un'ottima strategia. Sempre un'ottima strategia la partenza. Non sapevo cosa dire. Madonna, però in quinta non puoi rallentare così, dai! Sono le Che 18:45 di cavolo! domenica. Fermati per Dio. Sto un pochettino più avanti. Ok. A che ora arriviamo? Arriviamo. Arriviamo alle 23:24. Sono 309 km, 4 ore e 36 Potrei ammazzare le pulci di un cane. va bene. 4 ore e 34 di tratta praticamente di rotta. Ok. Dai, che verde, dai, che verde. Piano. Yeah! Ti ribalti! Ma sei scemo! Madonna! Ti sei meglio esagerare! Ti Ma ribalti! non hai visto le ruote dietro? Erano lì che si stavano per rialzare. Dai, dobbiamo arrivare in Ho capito, dobbiamo tempo! arrivare. Goditi anche un po' il panorama. No, accendi le No, luci. perché c'erano le. No, le inabbaglianti. Eh sì, Ah, è vero. certo. Ma
Sì, Mio giusto. Dio! No, giusto, giusto, no, no, meno, no, giusto. No, no, sì. Ero confuso con gli abbaglianti, scusami. Frena, per Dio, di chi va? C'è la macchina a sinistra, attento! Ma guarda i Yahoo! retrovisori, no, no, no! Ma sei scemo! Ma guarda che mandi tutta Ma che puttana! puttane, dai, lo conosco come le mie tasche, sto gioco, so i limiti. Conosco i miei Ma polli. che paura, ma conosci i tuoi polli? Di qualcosa, Ivol, io non lo so. Dai, Qua è che proprio c'è l'autostrada, ragazzi! da straccio. Stivo! No. Madonna mia. Se da straccio della patente Da per straccio sempre. della patente. Paolo Bitta Docet. No, no, no. Bravo, dobbiamo Yahoo! andare a Verona. E Aspetta, cazzo, i limiti. il problema è che ci sono veramente camionisti così. Quello è bello. E quello è Sono bello. professionisti. Certo. Comunque, Ivo, cosa mi racconti? Stai continuando a Di lavorare da studiare? casa? No, lui lavora da casa. Stai Ah, ok. continuando a lavorare? Novità sotto quel fronte? Si è mosso qualcosa? Nel senso, boh, anche con la pandemia, dico. Che cazzo si deve muovere, fra? Ma che ne so, Siamo in mezzo magari. alla merda, siamo. Però l'importante è continuare a lavorare, vedi? Certo. Noi continuiamo a fare le nostre tratte. Nonostante tutto, perché la gente ha bisogno Certo. del pane a tavola. Questa quarta onda penso che rimarrò ancora in smart working per un po'. Perché? No, mettiamo la E mentre hanno undicesima. ristrutturato anche l'edificio dove ci sono i miei uffici. Quello è il vantaggio. Lavoro sempre di più. In realtà sto lavorando anche ora. Vabbè, ho capito. Vabbè, Porca sì, sa. puttana. No, per il tipo di lavoro che fa lui. Ivo, ricordami che cosa di preciso ti occupavi. Ricordo aveva a che fare con la programmazione o sbaglio? Post. Software developer. Bello. Questi anni pagine web. Lato BE. Back off, no, back-end, scusa, back-end. Backend, sì. Che sarebbe? Che sarebbe? Tu che conosci? Su Back-end dovrebbe essere, database. esatto, cioè chi sta dietro a, cioè chi gestisce, le logiche che tu non vedi, cioè quello che tu non vedi da utente. Vabbè, non credo, non mi ricordo se è proprio così. Mentre FE significa quello che vedi proprio in prima Frontend, pagina. Ho esatto, frontend. capito. E tu l'hai fatto per un po' sta cosa, no? Sì, per fortuna non la faccio più. Non mi piace, cioè ho provato. Vabbè, ma non ti piace, ma dipende dalla realtà, Dipende, secondo me. certo, no, 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 hai ragione, però non ho avuto fortuna. Non è più provato a cercare roba del genere. No, 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 Tra vabbè, l'altro, sai, alienante. vabbè, ma Ivo lo sa che tu lavori all'Expert adesso con Kelle. Sì, dovrebbe saperlo, penso. Alienante, dici? Sì, per me sì, per la personalità che ho io sì. Io se non parlo, se non faccio, se non io muoio, Muoio. se non creo, Se non creo. se non faccio. Posso mettere le piedi sul cruscotto? No. Dai, fra, che cazzo? Che Che Madonna pagliaccio! mia, Che oh! pagliaccio! Ma la cintura dov'è? La Minchia, è cintura? vero. Ma la cintura ce l'abbiamo messa? Sì, l'abbiamo messa, sì. Ce l'abbiamo. Lì la mette in automatico, Ah, immagino. ok. La cintura è La qui. cintura È è bassina. qui. Io Bassina. Io ho la tuta, quindi non serviva. ce l'ho invece la Quando mi cintura perché fermano lo dico guido. sempre. La cintura e ho la tuta, signori agenti, quindi non mi serviva. Vabbè. Signori agenti. Com'è che ancora non ti hanno preso a Colorado? Non capisco. A Zelig. Perché è finito. Ok. Guarda che bel tramonto che abbiamo alle spalle, tra l'altro.
Adesso un incidente di improvviso, un colpo di sonno. Io mi rendo conto adesso che sto facendo un po' di strada perché faccio avanti e indietro da Padova spesso e volentieri. Guarda che è dura, eh. Aia cazzo. Aia cazzo. Questa ciotola del cazzo. Togliti, devo cambiare. Anzi no, va bene anche un undicesimo. Anche perché il limite è 80, non si capisce il motivo. Stavo dicendo, mi rendo conto che cazzo di viaggiare la notte è veramente difficile. Mi sarebbe venuto un colpo di sonno. Ho Ma quello capito. no, ma quello è proprio demenza. No, non è vero, mi dissocio. No, no, only for fun. No, Che cazzo vuol dire? sto rispondendo a Evil. E Ah. quindi molto spesso mi capita di fare autostrada avanti e indietro la sera, anche a tarda notte. È soporifero. Cioè adesso ovviamente mi sono un po' abituato, quindi... Oh! Apri il finestrino, fa entrare un po' d'aria. Sai che si può, però non ho il comando. Lo so. Si può fare tutto, tutto, tutti i comandi che vedete qua nella plancia si possono premere volendo. No, lo faccio da solo. Però sì. Quando ti abitui e conosci meglio te stesso, i tuoi ritmi, il tuo corpo, riesci a gestirlo. Sono due, oh All'inizio Madonna. è... Metti un po' di musica, abbassa un po' il finestrino, vedi? Ti svegli sempre così. Ci sono di questi metodi. Schiaffi È pieno di sti metodi. Vabbè, in faccia. capito. Anche un po' meno, non è Poi finestrino a dicembre è bellissimo. Ti arriva una lama di vento freddo che ti ammazzi che. a 200 all'ora in autostrada. No, no, 200 all'ora no, però. Insomma, 130 il limite. Poi il problema è quando ti parte la canzone ignorante. No, non è un problema, anzi, dovresti svegliarti. No, ma è che a me che per esempio certe volte capitava. Capita. Che c'è il Virgin Motel. Ah, ok. Madonna, il Virgin Motel. Allora, chi ascolta Virgin Radio lo sa. La leva giù. Virgin Motel è bellissimo, ma cazzo, ti fa venire un sonno a un certo punto. Benvenuti al Virgin Motel. No! Con quella Okay. voce di Black Jack, di Jack Black. Blackjack. Vabbè, la stessa cosa, come dire Maciocia, Giulio, Giulio Maciocia, Ma che Jack Black, c'entra? Black Ho capito. Ma non è cognome. Cognome Jack. Sì. Jack e nome? Si chiama veramente Black? Black, sì. Madonna santa, che ridicolo. È sempre stato ridicolo. Si sono appena propinquati a entrare due... Quella voce di. Vabbè. Sì, di Black. Jack Black. Li accolgo al Virgin Motel e io ho le chiavi della loro stanza. Io dopo... Ciao così proprio. Jokers. Ciao Joker, soldato Sono Joker. Joker. Joker è la buglia. Bentornata. Bentornato, bentornato. Sì, con il suo ritmo lento. Sì, quando ti racconta le cose. Ma poi non ho mai capito una cosa. Nel Virgin Motel, ok. Il doppiatore. Ma ha un copione, ma quanto cazzo dura sto copione? Perché ogni volta che lo sento dice cose diverse. Ma lo sento da anni il Virgin Motel. Magari non lo ascolto per ore, per carità, perché ti capita la tratta, quella mezz'oretta. Comunque ci sono le canzoni di mezzo. Quindi Aspetta, perché qua stiamo un po' non è che parla di sgarrando. continuo, però. Cazzo, ce ne vuole per scrivere quella roba lì. A volte è proprio delle storie. Bello. Il tizio al bar ha bevuto un po' troppo stasera. Mi avvicino, gli chiedo se lo posso scortare alla sua stanza. Mi dice, come tutti quelli che ne Vabbè, ho sanno quando capito. fermarsi, che lui sa quando smettere. Scusa. Ovviamente non fa in tempo a finire la Ma è là. frase. Che Eh sì, cazzo? che stramazza al suolo.
E poi tocca a me spostare questi Scusate. 90, 90 chili di uomo nella sua camera. Vi Vabbè. lascio comunque, amici, alle prossime canzoni, sempre Vabbè, ho qui capito, al basta, mi sto Virgin, addormentando, ok? per favore. Oddio, quanto stai facendo al litro? Che cazzo ne Ah, so. boh. Controlla, prova a premere cerchio. Oh merda, aspetta che qua. Ok. Occhio, occhio, vai piano, vai piano. Ci sono. Ci sono È giusto. È giusto, lavori in corso, quindi devi è giusto. È giusto. abbassare un po' la velocità. Non c'è Non c'è scritto. scritto? Aspetta. No? No. Sicuramente ci sarà qualche menu, però noi abbiamo una. Sì, abbiamo poca mobilità con i tasti, quindi non riusciamo a vedere il consumo al Esatto. litro. No, volevo fare così, ok. Anzi, così. Sicuro che lo vedi da là. Sì, Cosa vedo? Il limite dal tachimetro. scusami, Tachimetro. non lo vedo io sto limite, dove lo vedi? Ah, 80. Cioè, l'80 nel tachimetro è l'80 di là. Non mi avvisa, però. Ah, ok. Cioè, aspetta, vediamo. Dovrebbe avvisarmi acusticamente. Mi sta avvisando. Sei di fronte a Non mi sta Caselli? avvisando. Sì, ti ha No, non avvisato. mi ha avvisato. Devi mettere la freccia pirata della strada, non puoi cambiare corsia così come cazzo te pare. Cioè, capisci che dietro c'hai la gente che arriva? Sei di nonna, marcia. Metti la settima Aspetta, la almeno. settima dovrebbe andare. Come va, Joker? Ok. Guarda sto stronzo. È sto stronzo, se devi girare per Venezia, Porco dove cazzo si due! deve mettere? Ma non mi rompa le palle! Scusami. E poi fai silenzio che comunque Evil Virus Sta sta lavorando. lavorando, tra l'altro. Bene, bene. Eh sì, bene, dai. Mi è piaciuta a me molto la live di stamattina di Spider-Man. Ah, perché Venezia Spider-Man è adesso sempre e bello. poi uscire a destra. Tra l'altro stavo pensando una cosa. Ma Uscire a destra. mi Uscire. conviene fare Spider-Man Ah. le missioni secondarie anche in live? Secondo me mi converrebbe Ma no, offline esatto, ti fai quelle principali in live. e mi faccio le principali in live. Esatto. I tipo i zainetti, le cose me le Vabbè, prendo ma proprio gli zainetti passando. se ti capita li prendi lo stesso, però se devi proprio andare con quell'obiettivo là lo fai offline. Capito? Infatti, sì, no, anche a Joker è piaciuto, visto. Ecco, vedi? Comunque abbiamo dei grossi progetti per il canale adesso che stiamo ripartendo da questo mese qua. Compreso questo, Compreso ah. questo, che non è male come esperimento, alla fine si riesce a Dai, chiacchierare un po' di tutto, dai. dai, che Diteci se vi piace come esperimento. cazzo, un po' di Un po' feedback. di feedback. Voltare a destra. A me sì, cioè alla fine sì. Cioè, fa compagnia, no? Sì. È Alla fine, un po' di musichetta. un just chatting un po' È un particolare. just chatting un po' più interattivo, mettiamola così. Ecco. Sei Oh. in discesa. Ma porti anche i ziokan. Zio! Oh, piano, 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 non girare troppo. Ok. Porti Zio! anche i DLC. Sì, io porto tutto di Spider-Man. Sì, tanto abbiamo tutto, anche Miles DLC Morales. e Miles Morales anche. Abbiamo entrambi. Abbiamo proprio la versione completa, Abbiamo definitive. preso la Definitive Edition che tutti si lamentavano. Ma costa troppo! Di qua, di là. Per carità, è vero. Per Però carità, però ne vale la pena. è indubbio che ne valga la pena. Ci sono i carabinieri alla tua sinistra. Vabbè, ciao ragazzi, sempre un buon lavoro. La qualità c'è, il lavoro di rimasterizzazione è più che degno. Cioè, hanno fatto comunque un lavoro, non hanno fatto semplicemente il compitino, tutto il lavoro di motion capture nuovo, eccetera, eccetera. Cioè, tanta roba. Quindi ci sta. E poi comunque hai tutti i DLC, hai Miles Morales, che è comunque un DLC quasi standalone, da quello che ho sentito, Ok. non dura neanche tanto Ritardo poco. sia voltare a sinistra. Sinistra, di qua. Eh sì. Voltare Selpan. Selpan, zio. a destra. Eccoci. Siamo arrivati? Fine del viaggio. E nel viaggio dobbiamo parcheggiare. Beh, Fine fine del del viaggio. viaggio. Questo è solo per i veri intenditori. Madonna.
Si svegli. Si svegli. Ok. Parcheggio, lo parcheggio dove vuoi. Vai. Ah, ok, vabbè. Pensavo che cosa sei più estremo. Però sei al buio. Sei al buio. Cosa... Aspetta, perché qua c'è anche un po' di spazio, per fare le manovre, quindi... Io già mi metto abbastanza così, per dire, no? Capito? Capito. Capito. Allora... Capito. Capito. Allora, aspetta, vado un pochettino più avanti. No, ce la facevi. No, ma io vado un pochettino più avanti per sicurezza. Al contrario. Allora, il segreto... Pensare al contrario. No, è andare piano, di un piano proprio che tu dici... Un piano forte, diciamo. Sì. Ah, raddrizza. Fai così. Okay. Un altro po', magari. Vai, raddrizza. Proprio una cosa... Ma perché sono due... Ah, no, quella è l'altra... Vai. Sono storti, però. Vai, raddrizza. Raddrizza tutto, vai indietro. Ok. Piano. Aspetta. Facciamo così. Cosa devi fare? Mettiamoci dritti. Non è cambiato niente. Che è cambiato? Cosa stai facendo? Cioè, sei fermo. Dritto. Cazzo, quasi. Non mi dire, dai, ma dai. Aspetta. Ma sei comunque storto. Devi andare più avanti. Devi fare più strada. Aspetta, magari basta così, basta poco. Contrario, no, stai uscendo. So. Andiamo dritti, più avanti. Però devi fare strada, cioè non puoi andare a 2 km all'ora. Oh, ti ho detto che dobbiamo andare... Più in là. Oda, a sinistra, Oda! No, ci mettiamo 3 ore, ci mettiamo 3 ore. Ok, vai. Adesso, ancora più indietro. E mi metto dritto. Gira tutto. No, ancora, cazzo, ma non vedi che c'è tutta la parte sinistra ancora da fare? Ma che giri subito, guarda, sei sempre lì. Al contrario. Mi sto impappinando. Ti sei impappinato mezz'ora fa. Vaffanculo. Sì, ma cazzo, mancava veramente poco. Sì, vaffanculo. La canzone è partita. E vai. Madonna. Bello sto cappello. Ce l'abbiamo fatta, Joker. Grazie per la pazienza. Beh, madonna. Yuhu. 2 secondi in più. Salviamo il gioco. KK. Non si sa perché si chiama KK. In onore di Kel. Certo. Comunque dovremmo prendere un video del genere, però anche di notte. Adesso valla a trovare, cazzo. Si può fare. Ma perché di notte? Perché di giorno mi sembra un po' eccessivo, sempre. Tanto per cambiare, una variante notturna. Metteremo anche una variante notturna. Ok, basta così.
Ragazzi, è stato un bellissimo esperimento. Bello, bello, mi è piaciuto molto. E basta. Ogni tanto ci sta. Mi è piaciuto veramente tanto. Che altre serie porterete sul canale? Ecco, parliamo un po'. Che altre serie? Faccio finta di... ma dopo quelle che stiamo facendo adesso, no? Cioè, dopo i Takes Two, dopo Airbound. Allora, come avevamo detto ieri con Airbound, ti invito a recuperarti la live di Airbound perché è stata bellissima. Che due coglioni incredibili. Lascia stare, Joker. Imperdibile. Abbiamo detto che dopo Airbound, che ormai ci siamo quasi alla fine, portiamo un altro retro game da sostituire, no? E ci sarà Metal Gear Solid 1, ok? Poi il 2, poi il 3, tutta la serie, ok? E poi cos'altro? Altri piani futuri. Abbiamo tantissimi indie che sono usciti su Xbox. Airbound ti piace? Cazzo. No, credo intendesse bello Metal Gear. Ah. Cioè, abbiamo tantissimi indie in cantiere già installati su che sono su Xbox Game Pass. Tanti, dopo ti faccio vedere. Ne ho trovato uno incredibile che è uscito adesso. Tu non lo sai, dopo ti faccio vedere. Oppure ancora Resident Evil 2 da finire, non so se lo sai, ma abbiamo anche una serie su Resident Evil 2 Remake. Abbiamo fatto una puntata, una, bisogna continuarlo. Esatto. Dopo il 2 arriverà il 3, Resident Evil 3 Remake. Ma Joker, ma dovresti anche recuperare Best Of. Best Of? No, i Best Of sono sul canale di YouTube. Certo. Quindi se ti va di farti due risate... Pensa chi entra adesso e vede sta cosa. Esatto, incredibile. Cioè, allora, se qualcuno entra adesso, voglio la prima impressione, la prima cosa che vi viene in mente vedendo due coglioni così. Tra l'altro, cioè, l'ombra di questo video sì, è uguale al camion. All'ombra sul camion, quindi è proprio la stessa luce. Incredibile, il sole è da quella parte, è tutto perfetto. Te l'ho detto. Che culo, visto. Ok. Più o meno è questo il piano, a grandi linee. Torneranno i giorni precisi, adesso è un po' a quando cazzo ci pare di far live. Sì, esatto. Torneranno i giorni però precisi. Però tornerà la schedule settimanale, insomma. E ripeto, allora. Airbound, intanto da finire. Da perché finire. Ci siamo alla fine. Airbound, Resident Evil 2. Io ho un sogno, avere un sogno. Airbound, Resident Evil 2... e Spider-Man nelle live extra insieme a Eurotrack. E poi ci sarebbe i Takes Two. Cazzo, basta, bisogna finirlo, basta, manca una pagina sola, manca l'ultimo pezzo di pagina, l'ultimo pezzo di palle anche, sì. Game of the Year. Game ragazzi, Game of the Year, posto siamo, recupererò tutte le serie. Grandissimo, grande, ti fai un giro su YouTube, è pieno. Guarda, per su cui... YouTube, sul canale di Back to the Garage, allora, ti puoi sbizzarrire, però se vuoi un consiglio, parti dai best of e poi vai, cioè le serie più belle secondo me che abbiamo fatto sono quelle su Monkey Island. Beh, primo. Insomma, più belle su Monkey Island, guardati due, i best of. Il 2 secondo me è Monkey uscito Island 1, 2, no, ma i best of Monkey Island 1, 2 e 3. Eh no, il terzo dobbiamo ancora portare. Ma Monkey Island 1 e 2, i best of, diciamo che sì, spiegano tutto il gioco. Non c'è il Monkey Island 2 best of, o sì, non mi ricordo, non l'abbiamo fatto, o sì. Non no, mi ricordo. Non l'abbiamo fatto. L'abbiamo fatto? Non mi ricordo, ti sto dicendo. No, non l'abbiamo fatto il best of di Monkey Island 2. Non l'abbiamo fatto, mi sa. Ok. Io vi dico già, purtroppo per problemi lavorativi, cazzo, non abbiamo fatto in tempo con l'anno nuovo a fare il best clip, il video riassuntivo con le clip. Però lo faremo. Basta prendere le clip, quelle più belle, fare un mashup montato a dove... Oddio! Cosa? Oddio! Ah no, niente, un tunnel. No, ah, ok, sì. Sì. Ok. Quindi anche per i video quelli più in stile best of, ritorneranno. Ok. Ti invito comunque, Joker, a seguire anche la pagina Instagram, molto importante, per sapere anche quando andiamo in live, perché noi facciamo una storia prima della live, in modo tale da tenersi aggiornati.
Sì, vabbè, quando ci sarà la basta. schedule, dopo non ci saranno più di Sì, questi problemi, adesso sì, ecco. comunque la pagina Instagram da seguire, assolutamente. Ok. Va bene? Dai, Boh. ragazzi, grazie a tutti quelli che sono passati, che hanno seguito, che hanno fatto compagnia. Buon lavoro a Evolvirus a questo Ciao, ciao punto. Evil, ciao Joker, buona Buona serata a serata, tutti, dai, ci ciao. becchiamo. Mi è piaciuta tanto, dai, ciao, ciao.